Non so cosa mi spinge a farmi convincere a venire in questi posti dopo aver iniziato a girare in moto da 5 mesi, 6 mesi. Ok. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Dietro di me pista da supercross, non motocross ragazzi. Supercross è ben diverso dal motocross. Adesso poi vi farò spiegare bene da il proprietario della pista le differenze tra motocross e supercross. Ma come si può magari già ben vedere, e voi vedete panettoni per caso? No, perché a me sembrano tutte gobbe. Però non è che si fanno su e giù, su e giù, su e giù. Cioè sono tutti doppio, triplo. E sti grandi cazzi. Sembra facilissimo. In realtà oltre alla pista di supercross e la rampa freestyle che c'è lì, c'è anche una pista da MX. Che bella frisata che è, che c'è qua, morbidona. In realtà tutto questo che avete visto è il compound di Angelo Pellegrini, pilota di supercross. Ha partecipato anche a gare AMA del campionato americano supercross, ragazzi. Quindi è uno che di gas gliene dà tanto. Io ho conosciuto il buon Angelone al Mottolino. Raga, ho beccato Angelo Pellegrini. Mi ha seguito un po' sui salti, gli ho dato un po' di velocità. E lì mi ha detto: sai Toto che io a casa mia c'ho la pista supercross? E gli ho detto: sti cazzi, sì, supercross, non vado quasi neanche a far cross io. E fa: no, ma poi c'è anche pista MX Easy. MX Easy. Vediamo se è MX Easy adesso. Non è che siamo qui e sono tutti principianti, quindi fiera del Paolotto. No, sono tutti fortissimi. Io sono quello più scappato di casa di tutti, ragazzi. Spero di arrivare almeno fino a dopo la sigla. Spero. Com'è? Facilissimo. Non ci credo. Principianti come me oggi non sono in difficoltà. Oh shit! Porco zio, che lungo! Non è rassicurante vedere queste cose quando inizia a girare. Hai già fatto questi qua? No, ho fatto in fondo. Invece la pista di là è presata così. Dov'è che si va per andare nella pista easy? Esatto, Johnny subito secco! Dentro di qua? Oh, c'è un doppio! Super impacciato, ragazzi! Ok, sono spaesato, ragazzi! Vabbè, continueremo a girare nella nostra pistina di bambini. Alla fine è come in bici, più stai lì a guardare, più ti intimorisci. Non tutto, ho fatto soltanto la metà lì. Ma si può farlo quello. Anche secondo me si può fare tutto tranquillamente. Perché mi hai fatto venire? Mi sembravi pronto per fare supercross. Ti sembravo? Ma adesso già ti sei ricreduto. No, confermo. Ah ragazzi, lui è Angelo Pellegrini, rider di supercross. Spiega un attimo la differenza tra supercross e motocross. Allora, motocross sono tipo piste più grosse, sì. Salite, discese, salti abbastanza pieni. Mentre invece supercross è questo che vedete. Sì. Sono salti, tante rampe che puoi un po' interpretare. Ok. È molto più tecnico, le piste sono più piccole, puoi più fare quello che vuoi. Ed è per questo che ti ho chiamato oggi. Oggi per farmi vedere, almeno mi insegna a fare una cosa che io non so fare. Perché tanta gente poi mi ha detto: ma assomiglia tanto a girare in pump track. Ma sto c***o, ragazzi. Io non li ho ancora provati, però vedervi da fuori la ritmicità che hanno, secondo me, assomiglia molto al dirt. Anche se in bici non ha il motore, in moto ha il motore, ma comunque devi comunque usare il landing di un atterraggio per poi andare nell'alto. La cosa che a me dà proprio più fastidio, che è la cosa che non riesco a abituarmi, è proprio il gas, che non riesco a dosare il gas e a capire distinto quanto gas devo dare per fare tipo un doppio di questi. È proprio una cosa che fai provando, esperienza e tutto. Per questo mi hai fatto venire. No, ma allora, oggi ti dico, il mio obiettivo oggi è provarli un po' di doppi. Esatto. Quella linea lì, guarda, secondo me quella linea lì la posso fare tutta, quella lì. Bene, andiamo. Yeah, show them I can still rap though. On the bench, first I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First
Porsche with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get here any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, 1000s, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I've been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G's and they grind me. Now I'm on my game, nothing is the same. Who am I to blame? Money made me change. Cardi in my ring when I'm switching lanes. Money in the carry on the board things. Money in the carry. Faccio capire perché non ho ancora fatto un salto di freestyle. Perché voi dite, hai già saltato a 18 metri. Perché non salti qua? Capite? Ok, inizia a essere un bel salto questo, ragazzi. I keep going to the paper strip. Then it's trip up to Montego Bay. If I take the job, bet I'll get it done. I said it before, I'm a one-on-one. I just cut some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me come. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech. You want the chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch? La giornata è fighissima perché vabbè, Angelo ha invitato tanti rider, tra cui Davide, 15, io sono James. Due rider freestyle motocross. Io e Davide abbiamo fatto uno show insieme in Uruguay. C'è il video sul mio canale, ragazzi, sempre qui sopra. Lui mi aveva tirato con la moto per saltare in rampa su un terraggio di freestyle motocross. Io sto facendo la serie backflip in moto. Saltare in rampa, ho saltato dritto. Flip crappy bike fatto. E adesso il problema è che siamo arrivati al dunque. Dammi qualche consiglio, ti prego. Allora, chiudi gli occhi e vai. No, frizionata, accelerata forte, vedi cosa. No, io non l'ho mai fatto con la bicicletta. Sì. Con la moto, secondo me, a parer mio è più semplice perché c'hai il motore che aiuta, quindi non mi hai convinto, eh. Non sono convinto nemmeno io. L'ho provato in vasca, okay, con la bicicletta, una cosa folle per me, cioè, okay. Sono andato a tirare come con la moto, la bicicletta è scappata via. Quando entri in rampa sei avanti. Ok. All'uscita se vai in questa posizione qui, stai dietro. Però vabbè, sei in piedi, non sei seduto, giusto? Sì, sì, in piedi. Oh, quindi semplice così, tiratina. Quindi, sì, te l'accendo, te la scaldo. Vai. La prima volta, su che rampa si fa? Super kicker. Sul super kicker, quindi sì. Quanti metri? 11 metri di distanza. 11 metri per la più incazzato. Sì. Dovete sapere che in foam pit, quindi piscina di gomma piuma, farlo, ok, ci sta, è morbido. Ma quando atterri ti prendi comunque delle belle legnate. Sull'airbag meglio, perché ovviamente vai via più liscio. Però ragazzi, puoi farlo dall'airbag classico quadrato a un atterraggio, anche lì è uno step in più. Mi ha appena svelato il segreto Davide, che ha comprato il bag landing, ragazzi. E questo è fighissimo, perché io ero già intimorito, perché ho detto cazzo, però poi se poi mi viene sul bag, da lì a dire ok sono pronto per farlo sul duro, viene un po' la tosse, il catarro. Invece così, cazzo, così mi bello. Cioè, mi ero gasato. Guarda che però vengo 100%. Ok, vengo io. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was writing, now I'm collecting rent. First I was the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back. Io ragazzi vorrei fare quei doppi che ci sono là. Sì, per niente vorrei saltare da qui a dentro qua. Sai, bisogna andare e basta. Cioè non è che c'è molto da fare. Se stiamo qui a menarcela alle palle non li facciamo più. Posso seguirti a far quelli là? Grazie che me li hai sbloccati sostanzialmente. Puoi saltare sopra e poi fare ancora doppio. Vediamo. Ah niente, proprio facilissimo. Sì sì, è facilissimo, è vero. Ok, provo. Oh. Quello è un altro modo per farlo, ma adesso proverò a fare un paio di doppi sulla linea quella di ritorno di là. Minchia, è lungo da qui a lì. Cavolo, è strano perché sei proprio fermo prima. Cioè sei proprio non sembra, ragazzi, non renderà un cavolo in camera. Perché ho visto anch'io i video fatti con la GoPro in Supercross. Dici, cazzo, doppietti sti gatti. Allora, devo accelerare bene lì, Oh, stecca.
Anche perché non sfrizionavo. Adesso ho sfrizionato e è andata molto meglio. Comunque ragazzi, voi direte, ma perché non fai questo qua piccolino? Questo qua piccolino scalcia di più di quello grosso. Vedete com'è secca la rampa? Quella, voglio... Oh, gratto sotto. Scalcia tanto? Sì? Guarda, oggi non l'ho neanche fatto. L'ultima volta mi scalciava talmente tanto che... Cioè hai fatto direttamente quello grosso oggi perché quello piccolo ti scalciava. Questo qua piccolo scalcia? Devi arrivarci piano. Se arrivi piano o no? Fammi vedere, voglio vedere a che velocità lo prendi. Cioè com'è, come salto, com'è? È facile arrivare lungo. Se non vai alto fai così. Ma non ti fa andare in avanti? Un pochino sì, però te... Sì, beh, basta accelerare quello. Boh, dai, ti seguo. Cioè, ma si può che avevo meno tensione a saltare in rampa da freestyle? Porca troia. Po' corto. Oh, la mia caviglia. Che male hai, mamma. Ci sono, eh. L'ho solo piegata un po' troppo. Ho visto che ero corto, ho tenuto un po' accelerato e ho fatto boom, rimbalzo. Cazzo, pensavo spingesse diverso, invece spinge bene. No, adesso lo rifacciamo, dai. Oh, finalmente. Filino leggermente corto. Oh, alleluia. Alleluia, signore. Cazzo, ci voleva tanto. Allora, ti dirò. La caviglia non è stata particolarmente contenta. E poi adesso capisco perché si usano i stivali duri. Grazie caviglia, non lamentarti troppo nelle prossime ore, grazie. E siamo tutti contenti. Sì, sì, sì. Tanto c'è furgone. Tu ridi, ma io la caviglia l'ho messa su lo stesso. È stato un piacere, Angelo. Un piacere, grazie mille. Bella. Ragazzi, grazie di aver visto il video. Quindi prossimamente ci toccherà troppo andare veramente sul bag. Ragazzi, ormai io sto cercando di fare sempre più episodi per tirare un po' l'asa del tempo. No, no, ora ti tocca. Adesso mi tocca, ragazzi. Vabbè, iscrivetevi, ragazzi, bella. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, not a caravan. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different?